Buongiorno a tutti quanti. Sapete cosa significhi la frase all in? Se non la sapete è giusto, significa che non avete mai giocato a poker. O che non avete mai visto un film dove si giocava a poker. All in è il momento in cui, quando tu stai giocando a poker, tu avete presente come si gioca a poker? Ci sono 5 carte, tu devi scommettere in pratica su quel che avrai un punteggio più alto dell'altro, dell'avversario, e si giocano tanti soldi. Quando tu sei proprio convinto di avere le carte più alte, o quando sei disperato che cerchi di rifarti dei soldi che hai perduto, fai una puntata all in. Che cosa significa? Che tutto quello che hai accumulato in fish, questi sono fish che rappresentano soldi, vengono presi e dalle mani spinte al centro del tavolo sul piatto, dicendo all in. Tutto quanto. Tutto. Tutto. Oggi cominciamo una serie di messaggi dove studieremo un passo che conosciamo molto bene e che richiede a chi crede in Cristo di fare una puntata all in, tutto dentro, puntando la propria vita tutta su qualcuno senza riservarsi in niente per se stessi. Sto parlando di un brano che in termine evangelichese si chiama il grande mandato, il grande comandamento. Vi ricordate quando è stato fatto questo grande comandamento, vero? Che cosa stava facendo Gesù quando ha dato il grande comandamento? Perché lo ha dato il grande comandamento? Vi ricordate la storia? Gesù o prima? Il grande comandamento è stato chiesto a un certo punto da una persona a Gesù. Qual è il più grande comandamento? Amare tutto il cuore, tutto il tuo mente e tutto il tuo cuore. Brava, quello è il grande comandamento. Allora, Gesù aveva iniziato già da tempo il ministero di predicazione, già c'erano i 12 apostoli, aveva mandato, non so se vi ricordate, 70 discepoli in Galilea e gli aveva dato il potere di scacciare spiriti, di guarire le malattie e di predicare la salvezza. Questi erano tornati e avevano raccontato tutte le cose belle, tutti i prodigi che ci sono. Oh, Signore, ma anche gli spiriti ci obbediscono. Perché chiaramente lui gli aveva dato il potere di farlo. Ora, è chiaro che qualche nemico Gesù già se l'era fatto all'epoca, soprattutto in una certa classe, quella dei farisei, quelli dei sommi sacerdoti, quelli degli scribi, che erano i detentori, fino allora erano stati detentori della parola di Dio, ok? Allora che cosa succedeva? Che avevano cominciato a seguire Gesù, non per ascoltare quello che diceva, ma per metterlo in difficoltà. Allora, costantemente la mattina, quando Gesù usciva, appresso si accodava un fariseo, o più farisei, più scribi, più dottori della legge, e lo andavano e gli andavano a interrompere le predicazioni, come se entrasse qualcuno qui in questo momento e interrompesse me con tutte le dovute distanze, ragazzi, che dicesse, e cominciasse a farmi delle domande su cose che non c'entrano niente con su quello che sto predicando. Gesù era molto cortese, è molto cortese, e non è che si arrabbiava, anzi, sfrutta una di queste occasioni per dare un comandamento, per esporre un comandamento fondamentale. Che cosa facevano queste persone? Cercavano di metterle in difficoltà così che lui potesse negare una parte dell'Antico Testamento o cadere in contraddizione, o addirittura negare qualche cosa che c'era nella legge, così da essere blasfemo, bestemmiare. E la pena della blasfemia con cui verrà condannato a morte era appunto la morte. E proprio grazie a queste provocazioni che Gesù ci consegna una perla per la nostra fede, questa è una perla di gran valore, che in appena due frasi raccoglie tutto quanto l'Evangelo, spiegandoci cosa dobbiamo fare per essere graditi a Dio e cosa si aspetta Gesù da noi. Il brano, questo episodio è contenuto nei tre Vangeli, che si chiamano i Vangeli sinottici, vabbè, non vi interessa, sono i tre Vangeli di Matteo, di Marco e di Luca, portano tutti quanti la stessa storia.
e ognuno vede un pezzettino della storia. Se noi li mettiamo tutti insieme, questo è quello che ho fatto io, vediamo la prossima, ho fatto una cosa che ho messo insieme tutti e tre i Vangeli, così da avere una storia completa di quello che è accaduto. Allora lo leggiamo assieme, è molto piccolo, ve lo leggo io. Dice così: i farisei, udito che egli aveva chiuso la bocca ai sadducei, si radunarono e uno di loro, dottore della legge, gli fece una domanda per metterlo alla prova. Maestro, qual è nella legge il gran comandamento? Egli rispose: ama il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima, con tutta la forza tua, con tutta la mente tua. Questo è il grande e primo comandamento. Il secondo, simile a questo, è: ama il tuo prossimo come te stesso. Da questi due comandamenti dipendono tutta la legge e i profeti. Lo scriba gli disse: bene, maestro, tu hai detto, secondo verità, che egli è l'unico che non, e che non v'è alcun altro al di fuori di lui, e che amarlo con tutto il cuore, con tutto l'intelletto, con tutta la forza, e amare il prossimo come se stesso è molto di più, è molto di più di tutti gli olocausti e i sacrifici. Gesù gli disse: hai risposto esattamente, fa questo e vivrai. Ma egli, volendo giustificarsi, disse a Gesù: e chi è il mio prossimo? Allora, nel comandamento, il comandamento è uno, poi c'è il secondo comandamento che vedremo successivamente, ma dentro questo comandamento ci sono cinque azioni da fare, ci sono cinque, ci sono quattro azioni da fare e un'azione da fare nel secondo comandamento, e sono rappresentate da quelle parole che io ho evidenziato: cuore, anima, forza, mente e prossimo. Perché Gesù afferma che se facciamo questo, come dice, vivremo. Ma noi vogliamo vivere, ma dobbiamo fare queste cose. Allora, tutti e tre gli evangelisti sono d'accordo nel confermare che il dottore della legge non era lì a caso, non è che si era alzato la mattina e dice: adesso andiamo a sentire Gesù. E che non è una richiesta, non era una richiesta che veniva dal cuore del dottore, ma veniva dalla malignità di voler mettere Gesù in difficoltà. Era quasi un guanto di sfida a Gesù, una sorta di esame sulla Torah, ovvero i primi cinque libri della Bibbia, fatta per metterlo in difficoltà e per vedere e per smentirlo davanti alle folle che lo seguivano. Gesù infatti risponde alla domanda citando bene una parte dell'Antico Testamento, della Torah, che è Deuteronomio 6, versetto 5, che dice: Deuteronomio, tu amerai il Signore, il tuo Dio, con tutto il cuore, con tutta l'anima e con tutte le tue forze. Però, avete notato qualche differenza? Adesso, se non ve lo fate, ve lo faccio notare io la differenza. Ecco. Allora, la Torah dice che bisogna amare il Signore con il cuore, l'anima e le forze. Gesù si è scordato il versetto, evidentemente. Penso proprio di no, perché quel versetto l'ha scritto Gesù, quello di Deuteronomio, perché chiaramente la Bibbia è ispirata da Dio, parla Gesù, per cui lui sa bene. Per cui Gesù ha aggiunto a questo comandamento un'altra cosa. Quando arriveremo al discorso della mente vedremo perché ha aggiunto questo. Per oggi fermiamoci sulla prima frase: cuore. Allora, come posso amare Dio con tutto il mio cuore? Allora, chi segue le mie predicazioni, sia voi che quelli che ci seguono da casa, ho detto più volte che per noi occidentali, quando parliamo di cuore, pensiamo subito alla parte emotiva, irrazionale, il sentimento, l'amore, le cose che non sono controllabili dalla mente, le cose che ci fa compiere cose folli e senza senso, perché vengono dal cuore. Questo è dovuto alla cultura in cui siamo nati noi. Noi, la nostra cultura, che è latina, ma è una cultura che è stata presa dai greci. Per i greci c'era
due attività, una che era quella irrazionale che era nel cuore e quella è una che era razionale che era nella testa. La cultura greca, le emozioni erano la parte irrazionale, erano la parte brutta che faceva un pochino schifo dell'uomo, mentre la parte nobile, quella importante, era quello che succedeva nella testa, nella mente. Gli ebrei non era così. Nel cuore, ricordate, ho detto più di una volta che il cuore è il centro del ragionamento. Dentro la testa non c'era niente, c'era zuppa di fagioli, le emozioni erano nella pancia. Per cui non c'era distinzione tra emozioni e ragionamento, per cui erano due cose che si intrecciavano l'uno con l'altro. Non è che il ragionamento era buono e che le emozioni erano cattive, erano le facce della stessa medaglia. Emozioni e ragionamento erano qualcosa che si andavano insieme e non bisognava reprimere le emozioni a favore del ragionamento, ma le emozioni erano tutt'uno insieme con il ragionamento. Allora, nel cuore c'era la comprensione, la capacità di agire, la strategia, il coraggio. Questo è quello che pensavano gli ebrei. Per cui Gesù qui ci sta dicendo, non è che ci sta chiedendo un atto irrazionale, nel senso, ci devi credere col cuore, io non posso spiegartelo, non posso spiegartelo a parole, per cui o ci credi o non ci credi, lo devi sentire qua. No, Gesù ti sta chiedendo una cosa radicalmente differente. Sta chiedendo un atto di fede, sì, ma ponderato, riflettuto. Sta chiedendo non solo di amare e basta, perché amare non è un sentimento, ma è un'azione. E Gesù ti sta dicendo, non basta amare, l'amore non è una cosa irrazionale, ma è qualcosa che è basato su un progetto che sta dietro quell'amore. Chiede di amare con delle azioni, delle strategie e avendo il coraggio di fare quelle azioni e strategie. Se il cuore è la sede di tutto questo, facciamo finta che noi crediamo agli ebrei e che nel cuore ci sono le emozioni, anche se sappiamo che è pieno di vasi sanguigni e di valvole e di muscoli, allora come dovremmo trattare quest'organo che detiene la nostra capacità di sentire e di progettualizzare il nostro futuro? Della prossima. Proverbi 4, 23 dice: custodisci il tuo cuore più di ogni altra cosa, poiché da esso provengono le sorgenti della vita. Ho aggiunto sotto anche la versione parafrasata della Bibbia Pilk, che spiega il concetto partendo dal presupposto che cuore significa intelligenza, sapienza, ragionamento, e dice: vigila sui tuoi pensieri, la tua vita dipende da come pensi. Allora, secondo Dio, secondo quello che dice la parola, la vita e la morte per un credente si svolgono all'interno del cuore. Sono in funzione di ciò che penso. Per cui quello che io penso divengo, e non lo dice Marco, lo dice Gesù. Luca 6, versetto 45. L'uomo buono dal buon tesoro del suo cuore tira fuori il bene. E l'uomo malvagio dal tesoro del suo cuore tira fuori il male, perché dall'abbondanza del cuore parla la sua bocca. Allora, Gesù qui dice che il cuore può contenere due diversi prodotti: può contenere il bene e può contenere il male. Non è che mi suona familiare qualche cosa che abbiamo letto in passato, vero? Se avete presente i primi libri della Bibbia dove c'era il bene e il male a confronto, proprio all'inizio Genesi 2 versetti 16 e 17: Dio il Signore ordinò all'uomo: mangia pure da ogni albero del giardino, ma dell'albero della conoscenza del bene e del male non ne mangiare, perché nel giorno che ne mangerai certamente morirai. Ok? Allora, vi siete mai chiesti perché Dio dovrebbe mettere una pianta al centro dell'Eden che mi fa morire? Lo siete mai chiesti? Chiedetelo. È un Dio cattivo? Dice, ma come si fa? Se fosse stato un Dio buono non ci avrebbe messo la pianta del bene e del male.
sembra una contraddizione, perché non doveva, così Adamo ed Eva, che ancora non c'era, sarebbe arrivata dopo, non avrebbero avuto la possibilità di scegliere. E questo Dio non ha fatto degli atomi, Dio ha fatto degli esseri liberi. Se lui non avesse dato la possibilità di scegliere tra il bene e il male, allora saremmo stati degli automi, dei robot, programmati soltanto per fare la volontà di Dio. Non ci sarebbe stato un darsi a Dio in completa autonomia. Dio ha fatto degli esseri puri dal male, che avrebbero dovuto, perché noi siamo nati puri dal male, ma avrebbero dovuto affidarsi, sapendo che c'era il male, ma non andando a vedere il male. Perché? Perché Dio mi dice che devo fare queste cose che sono bene, per cui non mi interessa, non le guardo per niente. Perché? Perché Dio, a cui io mi affido, mi dice che questo è il bene, il male non mi interessa. E invece sappiamo tutti come è andata a finire la storia. Abbiamo fatto di testa nostra, abbiamo voluto avere anche la conoscenza del male, e quando abbiamo avuto la conoscenza del male, sapete che c'è? Abbiamo scoperto che il male era tanto più divertente. Perché parliamoci chiaro, peccare è tanto divertente, è più divertente che fare il bene, e ci vuole meno da riflettere e meno da patire per fare il male. Abbiamo infranto il padre scegliendo il male perché è più divertente. Però c'è una maniera di resettare tutto questo sistema, di eliminare il bug, come si dice in termini di computer, la falla, l'errore di sistema? Sì che c'è, amare Dio con tutto il cuore, con tutto il nostro cuore, capire che Lui è in controllo, che le sue scelte sono quelle giuste, che le sue scelte sono quelle possibili, le migliori possibili per me, anche se sembrano a breve termine meno divertenti delle soluzioni che mi propone chi mi propone il male. Gesù dice che se il tuo cuore non ama Dio, allora la mancanza di quell'amore prima o poi verrà fuori. Perché dice che Gesù all'uomo buono, l'uomo malvagio, dal malvagio tesoro del suo cuore tira fuori il male. Se il tuo cuore, nel tuo cuore non c'è l'amore per Dio, alla fine scapperà fuori il male, il non amore per Dio. Questo significa mirare al cuore. La tattica è rimasta lo stesso. Satana all'epoca che cosa ha fatto? Ha mirato al cuore, al ragionamento, alla parte razionale, raziocinante, e che genera amore del cuore dell'uomo, per impossessarsi. La tecnica è rimasta la stessa. Satana c'ha pochi anni, ce n'ha soprattutto una. Siamo noi stessi l'anima di Satana. Perché quando ci facciamo irretire dai suoi ragionamenti, allora cadiamo. Lui mira al cuore. Mi dai la prossima? Genesi 2, 4, 5. Questa è la tattica, è rimasta la stessa, è sempre la stessa. È vecchio, cioè ci sarebbe da dire, oh, ma com'è possibile che continua il mondo a cascarci di una cosa vecchia quanto il mondo? Genesi 2, 4, 5. Il serpente gli ha detto alla donna: no, non morirete affatto, ma Dio sa che nel giorno che ne mangerete i vostri occhi si apriranno e sarete come Dio, avendo la conoscenza del bene e del male. Fregati. Secondo voi, se io volessi rendere inattivo un credente, se volessi rendere inattivo e inutile una persona che crede in Dio, a quale parte mirerei? Le ginocchia? Tanto c'è la carrozzella. Alla spalla? Tanto c'è quell'altra. Certamente al cuore. Io miro al cuore. Fagli credere che ci sono possibilità oltre quelle che ci ha detto Dio. Il serpente. Ma che ti pare? Allora sarai veramente libero, perché conoscerai tutto e sarai come Dio. E quella è la nostra volontà. Essere come Dio. Essere dominatori di noi stessi, capitali della nostra anima. Mirare al cuore, mirare la certezza che dica la verità a Dio. Dio, ma sei sicuro? Alla domanda, ma sei sicuro che Dio, è la domanda,
e rimane quella da sempre, instillare dentro la testa delle persone che Dio non ti sta dicendo la verità, ma c'è qualche cosa dietro che ti vuol far nascondere per non farti godere. Se il tuo cuore non ama Dio, se non ti fidi e non ti affidi, se Lui non è al controllo di ciò che pensi, se non c'è azione, strategia e coraggio, allora Gesù non farà la differenza nella tua vita. Inutile che vieni in chiesa, inutile che preghi, inutile che leggi la Bibbia, non farà la differenza. Mirare al cuore. Ma come fa Satana a mirare al cuore? Molto semplicemente. Basta sostituire all'interno del tuo cuore Dio con qualcos'altro, con cose che controlli con la tua vita, e il gioco è fatto. Attenzione, non sto pensando a cose che controllino la tua vita così tremende, tipo che dice la droga, no, ci sono cose molto più sofisticate, molto più semplici. Possono essere cose cattive, infatti quello che Dio vedeva in Genesi 6 prima del diluvio erano le cose cattive. Dio disse in Genesi 6,5: il Signore vide che la malvagità degli uomini era grande sulla terra e il suo cuore concepiva soltanto disegni malvagi in ogni tempo. Per cui possono essere cose cattive all'interno del cuore, però attenzione, ci possono essere pure cose buone in cui tu ti metti una bella maschera, tipo quelle che adesso teniamo noi, e fingi di essere buono. Sono cose che fingono di essere buone. Puoi provare a imitare l'amore che non c'è all'interno del tuo cuore. Puoi andare in chiesa, puoi leggere tutte quante le scritture, puoi pregare, cantare, proclamare salmi, inni e cantici spirituali. Puoi fare beneficenza, puoi andare come missionario in Africa, puoi costruire ospedali, tutto buono, ma mi dai la prossima. Poiché io desidero bontà, non sacrifici, e la conoscenza di Dio più degli olocausti. Questo è quello che dice Giuseppe. Questo versetto sarà proprio citato da Gesù in Matteo 12, che dirà: se sapeste che cosa significhi voglio misericordia e non sacrificio, non avreste condannato gli innocenti. Gesù sapeva bene questa cosa, che noi spesso facciamo delle cose assolutamente buone, ma per i motivi sbagliati. Puoi fare tutte le migliorazioni del mondo, ma senza un vero amore per Dio, tutto stende, non frutta niente. Paolo infatti dice, Romani 10:10, infatti con il cuore si crede per ottenere la giustizia e con la bocca si fa confessione per essere salvati. Dice, che cosa c'entra questo versetto? Adesso ve lo spiego. Il cuore serve a ottenere la giustizia di Dio, no? E tutto parte da lì. Paolo ti sta dicendo, prima c'è il cuore che appartiene a Dio e poi c'è la bocca che lo proclama. Prima c'è il tuo cuore pieno di Dio e poi ci sono le azioni che dimostrano che tu ci sei di Dio, che tu sei di Dio. Prima c'è un cuore che ama completamente e si affida e poi ci sono le azioni che Dio ti chiede di fare in suo onore. Il cuore serve a ottenere la giustizia di Dio. La bocca senza il cuore è aria, finzione, fake, va di moda la parola, no? Fake. Per rendere inutile un credente mi serve non far altro che riempire il suo cuore di altre cose piuttosto che Dio. E quella è la tecnica di Satana da sempre, è sempre quella, ti riempi il cuore, ripeto, pensiero, progettualità, intelletto, di altre cose che non c'entrano niente con Dio e te le fa sembrare più importanti di Dio e le mette sopra Dio. Scappa fuori un mischietto, una miscela che non è più buona a niente. Allora, come posso proteggermi il mio cuore? Esiste un modo allora per proteggermi il mio cuore, per impedire a Satana di attaccarlo, riempiendolo di altro che non sia Dio? La risposta è no, con le risorse umane. Tu ci puoi mettere tutta la più
buona volontà nel cercare di impedire a Satana di riempirti le cose, il cuore di schifezze. Ah, ma io starò attento, non guarderò quelle cose che non si vede, non si devono vedere sul computer. Ma io ci metto tutte le mie forze e vedrai che non le guarderò quei siti particolari. Ah, ma io ci metterò tutta la mia forza e non smetterò di essere maldicente verso le altre persone, perché io ce la posso fare con la mia forza. Non funziona, non funziona. La risposta no. Il versetto di Genesi 6, quello che abbiamo letto prima, quello del diluvio, è il primo della Bibbia dove compare la parola cuore. La prima volta che si parla di cuore in questi termini è quella. E non a caso, la prima volta che si parla di cuore in maniera negativa. Negativa, assolutamente. Dio racconta Geremia, Geremia 17, versetto 9. Il cuore è ingannevole, questa è Dio che parla. Il cuore è ingannevole più di ogni altra cosa, è insanabilmente maligno. Chi potrà conoscerlo? Questo è Dio che dice, guarda, il cuore di per sé è fatto per metterci dentro le peggio cose. La schifezza del mondo. È per questo che Dio ha provveduto una barriera per preservarlo. E ce lo spiega Paolo. Seconda Corinzi, versetto 1, capitolo 1, versetti 21 e 22, ho scelto la versione della parola in vita. E ha impresso su di noi il suo sigillo. Ha messo nel nostro cuore lo Spirito Santo come garanzia che apparteniamo a Lui. E come anticipo di tutto ciò che ci accadrà. L'unico modo per amare Dio con tutto il nostro cuore è quello di lasciare che lo Spirito Santo lo riempia quotidianamente affinché non ci sia spazio per altro. Quando il tuo cuore è pieno di Spirito Santo, non c'è altro da metterci dentro. E se il cuore è pieno di Spirito Santo, l'altra roba che cerca di metterci Satana non ci sta, non c'entra, non c'è spazio. Che cosa significa? Che nel tuo cuore non ci deve essere Dio e il mio lavoro, Dio e la mia famiglia, Dio e le mie amicizie, Dio e la mia preghiera. Intendi? Tutte cose buone, ho detto tutte cose buone, ma se c'è Dio e spesso c'è e Dio, prima la mia famiglia, poi Dio. Prima le mie amicizie, poi Dio. Prima il mio lavoro e poi Dio. Allora non funziona, perché piano piano quelle cose che sono lì dentro vanno così a Dio. Lo buttano fuori. Ci deve essere Dio nel mio lavoro, Dio nella mia famiglia, Dio nelle mie amicizie, Dio nella mia preghiera. E questo succede soltanto se il cuore è pieno di Spirito Santo. Se tu lo autorizzi a riempire il tuo cuore, lui troverà la via per parlarti, per parlare al tuo cuore attraverso i sogni, attraverso la lettura della Bibbia, attraverso la voce quando preghi, perché Dio ti parla quando stai pregando. Qualche volta smetti di pregare e stai, come ti ho detto più di una volta, fai 5 minuti di silenzio e aspetta che il Signore parli nella tua testa. Oppure attraverso fratelli e sorelle che spesso, anche qualche volta inconsapevolmente, ti parleranno di cose che a loro non sembra nemmeno di dirti una gran cosa, ma tu ti dici, come fa questo a dirmi le cose che io sto aspettando di ascoltare? Convincerti di peccato o incoraggiarti a fare un'azione. E l'altro non sa nemmeno, è lo Spirito Santo che sta agendo nell'altra persona per riempire il tuo cuore di Spirito Santo. In conclusione, per adempiere al grande mandato, la prima parte della mia puntata all in, tutto dentro, tutto me stesso, è riempire il mio cuore di Spirito Santo, chiedendo il suo intervento, seguire ciò che mi chiede di fare, per svuotarlo dalle cose cattive del mondo e riempirlo della presenza di Cristo, per amare Dio con tutto il mio cuore. Questo è il sistema per puntare tutto su Dio. Cominciamo a pregare. Grazie Signore che Tu ci dai la possibilità di riempire il nostro cuore di Te. Se
tu che mi hai ascoltato sei stato colpito da qualcosa o sei stata colpita da qualcosa che hai ascoltato oggi. E il Signore ha parlato nel tuo cuore, prega assieme a me queste parole. Signore, io voglio puntare tutto su di te, voglio svuotare il mio cuore, voglio completamente che sia completamente vuoto di altre cose se non della tua presenza. E Spirito Santo, io ti chiedo di scendere dentro di me, di riempire questo mio cuore, perché non possa esserci altro spazio se non per l'amore di Dio e per l'amore di Cristo. Ti prego di aiutarmi a fare questo nel tuo nome, Signore Gesù. Questo io prego. Amen.